insieme al portiere Alessio De Angelis dopo l'importantissima vittoria del Cregas sulla quotata Unipomezia. Alessio, non possiamo non segnalare almeno due tuoi miracoli nel primo tempo con cui hai salvato il risultato. Sì, abbiamo fatto una buona partita e personalmente sono contento di come è andata. Ero molto tranquillo anche se preoccupato della corazzata che affrontavamo e ne avevo bisogno di quei due interventi. Di solito si parla sempre dei gol che si fanno e non di quelli che non si subiscono, ma tu vai a completare quella che è una difesa di ferro e oggi l'avete dimostrato soprattutto perché avevate una corazzata, come hai detto, davanti. Sì, siamo un grande gruppo e abbiamo una difesa di ferro e di questo ne sono orgoglioso perché grazie alla difesa subisco pochi gol. Tutte vittorie e un pareggio contro le big del girone, manca solamente il Città di Ciampino e la prossima settimana invece affronteremo il Cinzia. Quanto credete in voi e nelle vostre possibilità di arrivare fino in fondo e restare lì? Sappiamo che è un campionato difficile e sappiamo che ogni domenica ci aspetta una battaglia e andiamo avanti domenica dopo domenica. Ogni squadra va affrontata con il massimo impegno e con la massima concentrazione e noi ce la mettiamo tutta per andare avanti, non ci poniamo limiti. Grazie.